Ciao a tutti, sono Flavio Gazzelle e oggi vi spiego Destri, la mia nuova canzone. C'è una frase in cui dico, te l'ho già detto una volta, cioè lo storytelling è più o meno sempre lo stesso, cioè sto continuando a parlare di cose, insomma, che mi sono successe e che in qualche modo ancora sono dentro di me e sono ancora importanti. Perché è una canzone arrabbiata, l'ho scritta così di getto, è uscita un po' di rabbia, un po' di immagini rabbiose, un po' forti. Alla fine l'ho chiamata Destri perché, non lo so, mi sembrava il titolo più giusto. Che poi a Roma si dice Destri, diciamo, è un po' romano, vuol dire pugni, per me. L'ho scritta direttamente in studio, sono andato in studio subito dopo la quarantena, proprio il 18 maggio. Quindi sono arrivato lì in studio con tanta voglia di scrivere ed è nata così, all'improvviso, in modo abbastanza naturale, cioè è stato proprio uno sfogo, un flusso di coscienza. Non lo so bene come nascono le canzoni, in realtà, non l'ho ancora capito, cioè mi metto là e inizio a strillare e alla fine è uscita Destri. Non ho ancora ben chiaro cosa voglio fare. Sto ancora lavorando a tante canzoni, però ancora non ho inquadrato bene quello che sarà. Per ora c'è questo. Ero in studio, stavo in studio col mio produttore Federico Nardelli, stavamo a Roma, cioè tipo io al pianoforte e lui con la chitarra. Abbiamo iniziato un po' così a gemmare, cioè a fare solo musica ed è nato quel riff iniziale che tra l'altro mi ha subito catapultato in quel mondo lì degli anni 2000, inizio 2000, che mi piace tanto e quindi poi sono andato a capofitto in quel mood, in quell'atmosfera e poi ho iniziato a scrivere le parole appunto in maniera super veloce, super naturale. No, non è cambiata per niente. È veramente raro che mi metto a sistemare una canzone, cioè, o un testo. Di solito la scrivo tutta insieme e o mi piace subito oppure non la scrivo, cioè la butto. Quella è stata appunto una canzone che ho scritto veramente di getto, molto rapidamente. Nel giro di 2 ore era finita anche la musica, però sapevo dove volevo andare a parare e ci sono andato in maniera abbastanza definita, diretta e quindi non l'ho ritoccata mai alla fine. Dovresti chiederlo ai fan, però sì, mi viene abbastanza naturale. Nelle mie canzoni c'è sempre un po' di ironia anche, mista della malinconia, in questo caso anche a della rabbia o del risentimento in qualche modo, però sì, diciamo che non lo faccio apposta, mi viene tipo molto naturale. Mi piace creare immagini anche in contrapposizione tra di loro, cioè appunto gli schiaffi sul sedere è un'immagine, poi le luci di Natale è un'immagine completamente opposta, però magari nella mia testa è, cioè, schiaffi sul sedere a Natale, capito? Quindi sì, cioè, il mio modo mi viene molto spontaneo, cioè io nel momento in cui metto a scrivere una canzone mi esce così, poi è sempre un mix di testo, melodia, quindi è una cosa anche difficile da spiegare, però è così, è come una conversazione, è come quando parli con un amico e gli racconti una storia, cioè non è che pensi troppo a che parole usare, cioè se c'hai voglia di raccontargliela, gliela racconti. Ah, in realtà non molto, diciamo che non è che mi sveglio e dico ah, oggi voglio fare una canzone, mi sveglio e la faccio, quando sento l'esigenza di dover comunicare qualcosa lo faccio. Sì, parlo sempre a qualcuno, però se solo io. A volte parlo anche con me stesso, cioè, a volte parlo anche di cose che non sono magari veramente successe, cioè non è il mio diario, capito? A volte sono anche cose che vorrei che fossero successe o cose che vorrei che fossero successe in modo diverso, insomma, diciamo c'è anche una parte di fantasia nei miei testi. Secondo me la musica, le canzoni in generale devono essere un mix di verità e di quello
qualcosa che è anche un po' oltre la verità, che è anche un po' più magica della verità. È stata una mia idea, volevo fare un po' di casino, però volevo far carino, cioè invece di mettere i cartelloni che ho scritto Destri esce il 25, volevo creare un po' di curiosità e poi mi piaceva proprio l'idea di tappezzare le città con questa frase. Questa frase per me è indirizzata proprio a una persona, quindi volevo che la leggesse. Ciao a tutti, vi mando un abbraccio a tutti i lettori di Fanpage e ciao.